Buona domenica a tutti ragazzi e ragazze, rieccomi con un nuovo video, questa volta però dedicato interamente ed esclusivamente a Jan Yaman, perché sta girando una notizia veramente stupenda per tutte noi fan. Ebbene, Jan ha conquistato il cuore di migliaia e migliaia di donne italiane, ma non solo, perché per lui il 2020 è stato un super anno. Già lo avevamo iniziato ad amare l'anno scorso grazie alla soap opera Bittersweet, ma adesso con Daydreamer possiamo dire che Jan Yaman ha spopolato. Ebbene, grazie a qualche anticipazione che ci dà il web, posso confermarvi che l'attore turco sarebbe corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Lo scrive proprio un sito che si chiama BCTV. Ecco cosa dicono. Jan Yaman corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Di chi si tratta? Il successo di Daydreamer lo scorso anno, come già vi accennavo io, di Bittersweet, due soap in onda proprio su Canale 5, ha regalato grande popolarità al grandissimo attore Jan Yaman, un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Jan, come sappiamo, ha già detto no alla risposta al Grande Fratello VIP, ma potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi, uno di Maria De Filippi e l'altro di Barbara D'Urso. Come già sappiamo, il nostro amatissimo attore turco ama l'Italia perché l'anno scorso è stato un paio di volte a Roma, Milano e anche a Napoli, dove ha fatto una vacanza proprio con suo papà. Ma l'abbiamo visto partecipare al live Nonella D'Urso e anche da Maria De Filippi a C'è posta per te. E chissà perché no, si mormora proprio che sarà ospite nuovamente per una nuova puntata di C'è posta e anche da Barbarella Nazionale. Ma non solo, ragazzi, perché si dice che molto probabilmente, come successe ai tempi di Cherry Season, sarà ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, ma non ci sarà solo lui, ci sarà anche la bellissima e splendida Sanem, che si chiama ovviamente Demet o Demir. Quindi aspettiamo che arrivano notizie più certe, io sarò qui a comunicarvele. Nel frattempo, se questa notizia vi piace, bombardatela di like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e non perdetevi i prossimi video, perché presto arriverò con l'anticipazione di domani, perché Daydreamer andrà in onda in prima serata su Canale 5 con ben 3 episodi. Vi auguro nuovamente una buona serata da Angela, da tutto dal web.